piccolissimo consiglio su uno degli strumenti più amati, credo, dalle ragazze. Sto parlando del famosissimo clarisonic. Allora, io ho ricevuto il clarisonic per Natale, è stato un regalo del mio fidanzato, e l'ho desiderato tanto, ho studiato tanto tutte le recensioni che circolavano su YouTube, non solo del clarisonic, ma di tantissimi altri apparecchi per la pulizia del viso, dal sistema della Imetec, insomma ne ho visti tanti. Fino all'ultimo sono stata molto titubante se acquistarlo oppure no, perché nonostante le recensioni positivissime, il prezzo del clarisonic non è indifferente, parliamo di 150-149 euro sul sito di Sephora. Quindi fino all'ultimo sono stata molto titubante, ero anche tentata di comprarmi quello della Imetec che aveva molte più spazzoline, il prezzo se non sbaglio era 50 euro, ma aveva molte, molte più funzionalità. Alla fine un giorno mi sono imbattuta sul sito di Amazon, mi sono imbattuta, frequento regolarmente il sito di Amazon, ma non avevo mai cercato il clarisonic sostanzialmente. Una sera eravamo lì con il mio fidanzato e abbiamo trovato il clarisonic. Tra i vari rivenditori ce n'era uno di cui ora non vi riporto neanche, non vi do neanche il nome, perché sono andata a ricercarlo, io l'ho ordinato forse 2 mesi fa più o meno, poi è arrivato già da un po', però non l'ho aperto fino a Natale, insomma, l'ho fatta resistere. E ora tra l'altro sono andata a ricercare e non l'ho più ritrovato in vendita, ma il consiglio che volevo darvi è: cercate regolarmente, guardatevi regolarmente il sito di Amazon, perché con molta frequenza ci sono dei rivenditori che probabilmente acquistano in stock, immagino, e vendono il clarisonic a delle offerte davvero, davvero vantaggiose. Il clarisonic che ho qui io, stiamo parlando del Mia 2, comprese le spese di spedizione, quindi parlo del prezzo totale, è costato 67 euro, non ricordo più, 67 euro, ho chiesto conferma al mio fidanzato dietro la telecamera, è costato 67 euro a fronte dei 149. Non solo, se non sbaglio, la settimana prima del mio acquisto, il clarisonic è costato anche meno, perché ci sono dei grafici su internet, sempre mio fidanzato me li ha fatti vedere, in cui potete studiare l'andamento di determinati prodotti, potete scegliere un prodotto e il grafico vi mostra nel tempo quali sono stati i prezzi di quel prodotto, ovviamente anche da rivenditori diversi, quindi avete proprio un grafico in cui vedete proprio che da questo periodo a questo periodo il prezzo è stato questo, da questo periodo a questo periodo, insomma vi mostra tutto quanto. E prima che lo acquistassi io, il clarisonic è costato anche meno, ora non ricordo sinceramente a quanto l'hanno visto, ma addirittura meno dei 67 euro a cui l'ho acquistato io, insomma. Quindi il mio consiglio è, se non avete 150 euro da spendere, e lo capisco perfettamente, fatevi un giro su internet, perché ci sono tantissimi altri prodotti, alcuni anche altrettanto validi, su cui potersi indirizzare, diciamo così. Se invece siete assolutamente innamorati del clarisonic e non volete scendere a compromessi, allora il mio consiglio è: tenete sott'occhio regolarmente il sito di Amazon, tenetelo sott'occhio regolarmente, andateci anche, non dico tutti i giorni, ma insomma anche ogni settimana, digitate clarisonic Mia 2 e tenetelo sott'occhio, perché si trovano davvero davvero delle buone offerte. Quindi a quel punto probabilmente i 60-70 euro spesi fanno la differenza rispetto, insomma, ai 150 euro. Quindi questo è il piccolo consiglio che volevo darvi. Ovviamente, trattandosi di un'offerta, spesso dovete, non dico accontentarvi, ma dovete poi prendere il colore che quell'offerta, che è l'offerta del momento. Insomma, magari se andate certo sul sito di Sephora avete magari una gamma di colori più ampia, però sicuramente non è il colore a fare la differenza. Io sono stata fortunata, il clarisonic che ho trovato era bianco, ve lo mostro, ma insomma lo conoscete tutti, vi arriva ovviamente la scatola completa, il clarisonic, la custodia da viaggio, aspettate che faccio un po' di spazio, la custodia da viaggio, eccola qua, dove potete riporlo per portarlo in giro, la testina di protezione, diciamo così,
alla testina stessa, eccola qua, ovviamente gli arriva con la testina standard, quella per pelli normale, diciamo così, poi potete acquistare delle altre spazzoline di ricambio. Trovate il piccolo gel detergente, non so se lo si trova, io ultimamente mi sono un po' data alle pupille, quindi sto un po' attenta a quello che metto in viso, però insomma poi mi studio anche questo, vediamo se contiene tante schifezze. E poi avete ovviamente il carichino, in questo caso mi è arrivato già con il trasformatore, perché ovviamente arriva con la presa, nel mio caso era la presa, chiedo sempre, io okay, chiedo sempre conferma al tecnico dietro la telecamera, però è arrivato già con il trasformatore e il carichino, che tutti sapete è magnetico e si attacca in questo modo, perché come sapete tutti il Calisonic è totalmente impermeabile e può essere utilizzato sotto la doccia, nella vasca da bagno, eccetera eccetera. Quindi questa è la confezione. Ultimo consiglio, le testine di ricambio. Ci sono tantissime testine sul sito di Sephora, se non sbaglio non ci sono tutte, mentre tutte quelle che invece vendono anche in America. Altro consiglio per le testine, anche qui non vorrei dirvi non compratele sul sito di Sephora, perché veramente ho paura che poi beccarmi una bella denuncia dal sito della Sephora, però guardatevi anche in questo caso su eBay, perché davvero si trovano delle ottime offerte. Io ho acquistato, scusate, me lo sono salvato perché così ve lo dico in tempo reale, da un rivenditore su eBay. Ho acquistato un kit contenente due testine. Io ho preso quelle per deep pore, per i pori dilatati, perché ovviamente ci sono di tantissimo tipo, voi le scegliete in base alla caratteristica della vostra pelle. Un kit con due testine di ricambio, due, mi è venuto a costare, allora erano circa $13, che con la conversione mi dice stiamo parliamo di 9,50 euro, con le spese di spedizione 2,26 euro, quindi in totale più o meno 12 euro, due testine, considerando che nella nostra ufficiale una testina di ricambio una costa sui 25 euro se non sbaglio, quindi anche qui per le testine, per le spazzoline insomma di ricambio, scegliete quello più adatto alla vostra tipologia di pelle, cioè appunto quella per i pori idratati, cioè per le pelli sensibili e delicate, insomma ce ne sono varie, e vedetevi appunto su eBay, ci sono davvero tante offerte, tanti rivenditori che vendono una testina singola ma ne vendono anche due insieme, considerando che voi ogni tot di tempo dovrete poi cambiarla, loro consigliano di farlo ogni 3 mesi, però insomma io credo che da quello che ho visto in giro, le recensioni che ho letto eccetera eccetera, potete farci anche qualcosina di più, poi ovviamente dipende anche dall'utilizzo che ne fate, magari se ne fate un utilizzo regolare e costante 2 volte al giorno, insomma regolatevi anche in base a quello. Però ecco, sono buone offerte anche con kit con due testine eccetera eccetera, quindi anche in questo caso vi consiglio di girare un po' su internet, perché troverete sicuramente delle buone offerte. Basta, questo piccolo video solo per darvi questo consiglio e niente, un saluto, ciao! Dimenticavo la cosa più importante, non vi ho detto come mi sono trovata con il Clarisonic. Allora, ovviamente l'ho provato per poco tempo, perché e l'ho appena aperto, mi è stato regalato a Natale, quindi ne ho fatto un utilizzo ancora di pochi giorni. Però posso dire che già dai primi giorni, già dal primissimo utilizzo, si sente la differenza. Ora non voglio autoconvincermi di aver speso bene questi soldi, però la differenza si sente, nel senso che passato il Clarisonic avete immediatamente la sensazione di una pelle più pulita, di una pelle più pura. Io ho utilizzato la testina normale e non ho avuto nessun problema di sensazione di pelle tirata, la pelle non si è arrossata assolutamente, anzi vi dirò, spesso faccio doppio timer, diciamo così, voi sapete che il Clarisonic ha un timer ed è lui ad indicarvi nel momento in cui terminato una zona dovete passare alla zona successiva, quindi c'è un timer e potete, seguendo questo timer, effettuare la pulizia di tutte le parti del viso, quindi della fronte, del naso, del mento e delle guance. Spesso e volentieri io ho la sensazione che il timer sia troppo breve, diciamo così, ed è così tanto piacevole utilizzarlo che spesso una volta terminato io ridò un'altra volta l'avvio e faccio una seconda passata sotto tutto il viso. Nonostante questo non ho avuto problemi di pelle arrossata, come vi stavo dicendo, non ho avuto problemi di sensazione di pelle che tira, assolutamente, la pelle è immediatamente più pulita.
e sono a questo punto molto ottimista che con un utilizzo costante e continuativo, diciamo così, ecco, i risultati saranno sempre più visibili. Non posso ancora parlarvi di eliminazione di punti neri o di diminuzione di pori dilatati, perché ovviamente l'utilizzo che ho fatto è ancora troppo breve, e tra l'altro magari ve ne parlerò dopo che avrò testato per un po' di tempo la tessina specifica per pori dilatati. Però come vi dicevo, se già dal primo utilizzo sto notando, dopo averlo passato due volte al giorno, mattina e sera, notevoli miglioramenti nella pelle, parlo proprio di miglioramenti anche al tatto, si sente che sicuramente la pelle è più liscia e più pulita, voglio appunto immaginare che con il tempo i risultati siano davvero buoni, come ovviamente si sente tanto in giro. Quindi magari poi più avanti, dopo un utilizzo maggiore, ve ne potrò parlare ancora. Per il momento, come era stato per la Bio Box di una donna vagabonda, per il momento Clarisonic Mira 2 promosso e consigliato sicuramente. Vi saluto per davvero questa volta. Ciao!